In Calabria, per misurare il platano millenario che partecipa per l'Italia al concorso europeo sull'albero più amato, e poi in Sudafrica, nella riserva che accoglie i rinoceronti dopo che hanno subito le peggiori aggressioni da parte dei bracconieri. Ancora nell'oasi del WWF di Macchia Grande sul litorale romano, dove sono arrivati i dinosauri. Oggi siamo in un bellissimo bosco della Calabria, siamo a Curinga, nei pressi di Lamezia Terme, dove andremo a vedere l'albero più bello d'Italia, quantomeno quello che concorrerà ad essere l'albero più bello d'Europa. Si tratta di un platano secolare, ma già il percorso per arrivare a vederlo è magnifico. Guardate che meraviglia questo bosco, c'è un profumo meraviglioso e si affonda negli aghi di pino. Vederlo apparire così tra gli alberi è un'emozione davvero unica. È un vero e proprio monumento della natura che ha probabilmente 1000 anni, 12 metri di circonferenza, 21 di altezza. E lui è Andrea, l'argonauta che ci accompagnerà fino in cima, almeno ci proviamo. Queste radici, pensate, hanno sicuramente ospitato tantissimi animali, gli hanno fatto da tana e probabilmente anche qualche uomo, qualche eremita, perché no? Anche perché queste cavità sono veramente rare. Perché è importante la tutela degli alberi monumentali? In particolar modo come carabinieri forestali, ci occupiamo del suo controllo, vigilanza e intervenendo in maniera anche pesante in caso di violazioni o di modifiche a questi alberi. Ecco, oggi tra l'altro stiamo facendo una verifica, può essere che saranno cambiati i dati da inserire rispetto a quest'albero. Sì, che è molto più grande, 2,5 metri più grande di quello che si pensava. È 14,75 metri. Però, per la prima volta forse misurato scientificamente. È una larghezza importante. È importantissima perché è uno degli alberi più grossi d'Italia. Mi sta andando a sistemare la corda di sicurezza e poi tocca a me. Quindi adesso quella che ti cala è quella che devi tirare. In su, così, guardami. Ok, alza le gambe. Vai, ok. Sta a fare la gara, eh? Ora ti faccio vedere io. Fiato ne hai, dai. Bravissima. Vai. Allora, passetto, sono arrivata qua. Bravissima, sei stata bravissima. Senti Andrea, ma questo albero perché è così bello, tanto da concorrere al più bello d'Europa? E in realtà il concorso premia proprio l'albero più amato, quindi l'affezione della popolazione a questo albero. Ma anche la logistica è importante, perché qua ci abbiamo l'archeologia, il panorama, la natura, veramente è un posto incantevole. Anche la specie, è una specie rara. È praticamente contemporaneo con l'eremo di Sant'Elia. Secondo la leggenda sono stati proprio i monaci a piantarlo. Quanti alberi partecipano al concorso? 16 nazioni e tutte hanno scelto tramite il concorso dell'anno scorso il loro albero più amato. Come si vota? Si vota direttamente con la mail, entrando nel sito della Giant Trees, e si mette la preferenza e a questo punto il voto è approvato. 31,50 metri! Quindi ben 10 metri più di quello che si pensava. Vi raccomando, italiani, nel mese di febbraio votate il platano di Curinga.